Battista a Viterbo per l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, il parlamentare che ti serve. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Sì, siamo a Bagnaia, buonasera, io non c'ero mai stato, pur essendo un abitué della Tuscia. E siamo oltre 500, tanti prenotati, ieri oltre 500 in una pizzeria a Roma. Migliaia di persone vengono in pizzeria, pagano una piccola cifra, 15-20 euro, 5 euro vanno al Movimento 5 Stelle, quindi oltre a stare insieme e divertirci, riusciamo a finanziarci concretamente. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che spende poco, noi siamo riusciti a fare politica davvero con pochissimi soldi. Questi pochi soldi che ci occorrono li raccogliamo in questo modo, invitando le persone qua. Ogni cittadino liberamente ci dà oggi 5 euro a testa e noi così riusciamo a finanziarci. Cioè, io vorrei far capire l'enorme differenza tra le cene renziane, dove per partecipare devi spendere 1500 euro, e dove potresti trovarti nel tuo tavolo uno come Buzzi, boss di Mafia Capitale, attualmente in carcere per mafia, perché era presente alle cene renziane, il premier ci deve ancora spiegare chi era presente alle sue cene, e un conto siamo noi, un popolo di cittadini lobbisti che danno ognuno 5 euro al movimento, e noi abbiamo un unico padrone in questo mondo, non Buzzi, non Carminati, non un lobbista, non una multinazionale, non un gruppo di potere, ma il popolo italiano che viene a passare un sabato sera insieme a dei parlamentari che servono i pizzi, e così riusciamo ad essere veramente liberi e autonomi in Parlamento. La tua famiglia è di Civita Castellana, conosci un po' il territorio della Tuscia, quali sono i suoi problemi oppure anche i suoi pro? Ma sì, mio papà è di Civita Castellana, e io la Tuscia la conosco relativamente, ci sono passato qualche estate da ragazzo, ma poi sono nato e cresciuto a Roma. Abbiamo dei consiglieri regionali che possono spiegare meglio quali sono soprattutto le nostre soluzioni per la Tuscia. Io ricordo e conosco una terra straordinariamente bella, ricca di prodotti agricoli, penso alle nocciole, penso a del buon vino, penso della frutta, penso ad una parte d'Italia ahimè poco conosciuta all'estero, pur essendo di una bellezza incredibile, anche Bagnaia, io ho scoperto dei giardini che non conoscevo, una città Viterbo che dovrebbe essere visitata come Avignone, come Strasburgo. Che cosa ha Viterbo in meno di Strasburgo? Eppure a Strasburgo ci vanno migliaia e migliaia di turisti, a Viterbo molti meno di quanti se ne metterebbe. Insomma, il concetto è sempre lo stesso, noi abbiamo spolpato un paese senza investire in cultura, in gastronomia e turismo, che sono il nostro petrolio, perché il petrolio è questo. E la Tuscia è uno dei tanti luoghi delle regioni, delle parti di regioni italiane che dovrebbe campare esclusivamente di turismo, enogastronomia, cultura e chiaramente delle produzioni locali, che purtroppo sono entrate anche in crisi per colpa di scelte politiche sbagliate, penso alla ceramica, ma anche a drammatiche aperture di mercato, per esempio alla Cina. Il mercato libero non esiste, il mercato non è mai libero, all'estero si producono anche violando alcuni diritti dei prodotti bassissimo costo e magari in alcune zone del mondo anche facendo lavorare dei bambini, e quindi magari dei produttori locali, degli imprenditori seri che ci sono qua nella Tuscia, tutto il viterbese sono messi appunto, stanno sul lastrico per tutta la scelta politica. Il Movimento 5 Stelle difenderà sempre il Made in Italy, difenderà sempre la sovranità nazionale, a cominciare appunto da quei prodotti che ci potranno dare un futuro, che sono prodotti agricoli, enogastronomici e nel complesso prodotti culturali. Questa è la mia visione, non soltanto del paese ma anche della Tuscia. Siamo a pochi chilometri da Roma, il Movimento 5 Stelle ha un po' rivendicato le dimissioni di Marino. Qual è la situazione ora nella capitale e quali scenari secondo voi si prospetteranno? Per me Marino è già il passato, noi stiamo qui a rivendicare. È evidente che siamo riusciti a far dimettere un sindaco che ha fallito, essenzialmente poi per responsabilità del proprio partito, è perché il Movimento 5 Stelle ha fatto opposizione. Se tutta l'opinione pubblica italiana, ma probabilmente mondiale, perché le dimissioni del sindaco di Roma a due mesi al giubileo ne ha parlato tutto il mondo, è a conoscenza del fatto che il sindaco ha mentito, comunque ha rendicontato male alcune spese, anche se per noi le cose gravi erano altre, evidentemente è merito del Movimento 5 Stelle che ha fatto opposizione. Contestualmente ricordo che il Movimento 5 Stelle vuole un'occasione, chiediamo ai cittadini di metterci alla prova, vogliamo provare a dare normalità a questa città, a governarla, ad amministrarla, ci siamo fatti le ossa, sono anni che studiamo, nessuno di noi è mai stato coinvolto in episodi di corruzione, in tangenti, nella contaminazione che purtroppo coinvolge tutti i partiti, e speriamo che i romani ci mettano tutta la prova. Noi siamo convinti di riuscire ad amministrare Roma e
abbiamo già trovato milioni e milioni di euro di sprechi. Certamente amministrare Roma è probabilmente la cosa più complessa che c'è oggi in Italia, quindi sarà un'esperienza, se i cittadini ci voteranno, davvero molto molto complessa, e prendere una città in macerie. Però sappiamo da dove iniziare sugli sprechi, sappiamo dove fare chiarezza, studiare i bilanci degli ultimi 20 anni, le delibere, le determine, portare dei documenti in procura, riuscire ad intervenire su quei quadri, su quei dirigenti che sono stati corrotti o contaminati dal sistema e non fanno più gli interessi della collettività, riuscire a intervenire su ATAC e su AMA, salvaguardando soprattutto i dipendenti che sono delle eccellenze e mandando via anche i dirigenti importanti, ma mandando via quei dirigenti che si sono abituati all'idea che se si lavora nella pubblica amministrazione si deve lavorare di meno che nell'impresa privata. Non è così. Noi siamo dalla parte del pubblico, ma con un pubblico controllato, trasparente, dove tutte le persone sappiano che l'onore più grande che si può avere è lavorare per la collettività. Questo è il Movimento 5 Stelle. Pensate già al dopo Marino, Alessandro Di Battista, sindaco di Roma? No, io soprattutto, oltre ad avere dei principi che sono corretti, più che per regole sono principi, io sono stato eletto in Parlamento e devo finire il mandato, però voglio anche finire il mandato, soprattutto in questa fase vorrei molto dedicarmi alla politica estera, perché come dice il Santo Padre è in atto una vera e propria terza guerra mondiale frammentata, e quindi è opportuno che lavorare in Parlamento per la pace, per la gestione non violenta dei conflitti e dare come Movimento 5 Stelle delle linee di politica estera importanti, perché da qui ai prossimi anni ci giochiamo il futuro, o gestiamo bene i conflitti o non so quello che succederà. Quello è il mio compito, quello voglio terminare, e sceglieremo un candidato sindaco egregio di grandissimo valore morale, di grandi competenze, tutti quanti i cittadini romani sapranno giudicarlo, però soprattutto devono giudicare un programma, perché Roma ha avuto gli anni dei Salvatori, iniziato da Salvatore della Patria, da Veltroni che ha lasciato pubblico il bilancio, a Alemanno che è indagato per corruzione in mafia capitale, a Marino che è stato un disastro. Basta, questo è il tempo del governo dei cittadini, e soprattutto che romani leggano un programma e decidano se appoggiarlo o meno.